in area di rigore, a tempo di guardare gol del Cesena. Attenzione, gol del Cesena. Succi, l'ex tiro cross dalla sinistra, respinge male Abbiati per la corrente. Succi che mette dentro, 10 minuti di gioco, palla dentro nel mucchio, colpo di testa ed è gol, ed è gol, ed è gol, ed è gol. Rami di testa, Rami di testa pareggia, ed è gol, ed è gol, ed è gol. Rami di testa, Rami, gol, Rami sugli sviluppi del calcio d'angolo, di testa in sacca nell'angolino, laddove le ali non ci può arrivare, e andiamo. Gol! Questa è una squadra, è un progetto che sta cercando di portare avanti, cercando di ottenere dei risultati. Secondo me oggi tatticamente la squadra era, non dico male impostata, perché il primo tempo ha giocato bene, ma nel secondo tempo ha lasciato troppi varchi, troppe possibilità di avversari. Senza dimenticare l'espulsione di Zapata, perché anche quella era una chiara occasione. Un quarto d'ora in 10 contro 11. E poi prima di dare per scontati certi risultati, cioè, voglio dire, oggi l'Inter ha perso 4-1 in casa con l'ultima in classifica. Già secondo rigore che pare. Noi abbiamo pareggiato 2-2 a Empoli con la penultima in classifica. E oggi abbiamo pareggiato in quel di Cesena con un Cesena che aveva comunque 4 punti e era a metà classifica. Sì. Non era l'ultima arrivata. Dobbiamo renderci conto, forse noi pensiamo al Milan, a un Milan competitivo ai massimi livelli. Siamo una squadra in costruzione e una squadra che deve dimostrare di essere competitiva, ma che non lo è ancora, che denuncia comunque degli scompensi e delle lacune. Prendiamo atto di questo tipo di situazione e andiamo avanti con serenità e tranquillità, senza illuderci eccessivamente. Ale, sul Milan. Scrivono: Crudeli, a questo punto è meglio che tiri fuori le cassette dei ricordi, perché il Milan non vincerà per un bel po' di tempo. Ma se è arrivato Einstein, può darsi che sia così, insomma.